Buonasera, allora, siamo qua per la terza presentazione di libri di questa piccola rassegna di presentazioni fatta nella libreria Brivio di Piazza Chanoux. Io sono Nicola Lessi della casa editrice Le Chateau e questa sera presentiamo un libro dedicato a un personaggio della Valle d'Aosta. Vorrei fare una piccola premessa, che è questa. La nostra casa editrice per anni si è occupata di biografie, di personaggi legati alla Valle d'Aosta. Abbiamo pubblicato circa 30, non circa, 33 biografie di personaggi eminenti della Valle d'Aosta in una collana che si chiamava Biografica. Però ecco, questi personaggi erano personaggi eminenti, personaggi importanti o nella politica o nella storia o nella cultura valdostana e quindi conosciuti da tutti gli studiosi e dai valdostani. Ci sono invece tra i valdostani molte persone che hanno fatto delle cose importanti fuori dalla Valle d'Aosta, a livello culturale, a livello di esplorazioni, come la persona della quale parleremo stasera, anche a livello alpinistico, dei quali si parla poco e dei quali si conosce, assolutamente poco. Uno di questi è proprio Pierre-Joseph Dainé, la biografia, che presentiamo questa sera. La biografia fatta da Luigi Armando Ferrario. Il personaggio lo faccio raccontare dall'autore, mentre io mi limiterò a descrivere brevemente come si è svolto il lavoro e secondo me quali sono le caratteristiche di questo volume. Allora, il lavoro si è svolto in una maniera piuttosto normale, per fortuna l'autore scrive bene e quindi tutta la cura editoriale che normalmente noi facciamo per i testi che ci vengono proposti è stata assolutamente semplificata. Ci capita purtroppo a volte anche di avere dei libri per i quali l'impegno a livello redazionale è molto alto, libri per i quali lavoriamo 2 mesi, 3 mesi, anche un anno. In questo caso invece la collaborazione è andata molto molto bene. D'altronde lui Ferrario ha grande esperienza di scrittura, è giornalista. Per quanto riguarda la sua professione, invece adesso credo che lavori per l'ENI, se non ricordo male. E quindi il lavoro si è svolto con una certa serenità, insomma tranquillità, non ci sono state grosse cose da risolvere. Sono stato molto contento che abbia pensato a noi per la pubblicazione di questo volume, perché proprio tra le pubblicazioni che abbiamo fatto, questo secondo livello di presentazione effettivamente a noi mancava ed ha inaugurato in qualche modo questo secondo livello di presentazione. Tant'è che poi abbiamo pubblicato un volume che presenteremo sempre in questa rassegna, di Zanoli, dedicato ad Antoine Maquignat, che anche lui ha fatto delle cose straordinarie ed è tutto sommato sconosciuto, se non nell'ambito degli alpinisti o degli studiosi o degli stessi abitanti poi di Val Tournanche. Allora, adesso lascio la parola all'autore con il quale cercherò di interloquire man mano, forse sarò anche un po' brutale certe volte nell'interrompere per aggiungere qualche cosa, e sarà lui a presentarci a presentare il personaggio. Dirò solo che il libro nasce da un altro libro in qualche modo, cioè da un testo scritto dallo stesso Dainé, che alla fine della sua carriera di esploratore, come hanno fatto molti scrittori e anche molti esploratori, ha raccolto le idee proprio alla fine della sua carriera, quando ormai era a riposo,
ha raccolto l'idea, ha trovato il tempo e la pazienza di lasciarci un ricordo che è servito proprio per non dimenticarlo. Prego. Grazie Nicola. Intanto volevo, buonasera a tutti, volevo ringraziare la Cartolibreria Brivio 2 per questa opportunità di presentare una guida alpina. Parafrasando un po' quello che dicevi tu prima, ti sei occupato di uomini illustri, uomini che hanno fatto una scelta magari storica e politica interessante, e quindi degni di essere comunque ricompresi all'interno di un saggio o comunque di una narrativa. Pier Joseph Daynet, nonostante appunto scopriremo essere il primo italiano che ha varcato il circolo polare antartico, è rimasto nell'ombra, e quindi vorrei iniziare appunto la presentazione, diciamo, di questo di questa guida alpina, di questo esploratore, perché poi è anche un esploratore, visto che si è messo a bordo, è riuscito a mettersi a bordo di questo piroscafo per l'Antartide, cercando di portarlo un po' fuori da questo cono d'ombra dove, a mio giudizio, è rimasto forse per troppo tempo un po' dimenticato nell'oblio, diciamo così, delle persone umili che modeste che invece meritano probabilmente di essere maggiormente evidenziate, maggiormente portate alla luce. Chi è Joseph Daynet? Allora cominciamo con la presentazione. È un valdostano, della Valsa Larange, quindi di una valle molto stretta dove gli scrittori bravi dicono che il sole cade soltanto a mezzogiorno a perpendicolo, e che durante le fasi della giornata il sole è poco visibile. È diciamo affascinato, è un uomo affascinato, stiamo parlando dell'inizio, della fine dell'Ottocento, inizio del 1900, periodo in cui sono molto di voga quelle che sono le esplorazioni per portare luce, portare diciamo lustro alle case regnanti e ai governi dei diversi paesi europei. Ricordo appunto il Belgio piuttosto che diciamo la Norvegia, la Svezia. Certo. La Francia era l'unica che era rimasta un pochino indietro rispetto a questa volontà, diciamo, di conquistare territori nuovi, e quindi dare lustro alla casa regnante. Posso chiedere una cosa? Ma nascondevano, voglio dire, l'intenzione di conquista camuffando la cosa sotto l'aspetto scientifico, della ricerca scientifica? Assolutamente sì, diciamo che le cause che avevano chiaramente le esplorazioni erano non soltanto quelle appunto per dare blasone, quindi lustro alle case regnanti, ma sicuramente anche la necessità di, tant'è vero che venivano fatte molto spesso in collaborazione con l'università, no? Con i giornali, con l'università, proprio perché era una fonte chiaramente di ricchezza, di nuovi studi, nuovi approfondimenti. Pensa che ho scoperto soltanto in questi giorni che l'unico batterio presente in Antartide si chiama la Belgica, che è il nome dell'imbarcazione, è un batterio, è il nome dell'imbarcazione, appunto, una delle tante imbarcazioni che sono arrivate al Polo Nord, al Polo Sud, e quindi hanno, diciamo, gli scienziati hanno dato il nome a questo batterio esattamente mutuandolo dall'imbarcazione. Posso pensare, anche perché le popolazioni che c'erano, per esempio, nella Terra del Fuoco, sono state decimate proprio dal contatto che hanno avuto con gli esploratori, le navi che hanno raggiunto quei luoghi, e quindi è stata una colonizzazione drammatica da questo punto di vista, magari anche non voluta, certamente, però non c'è stata nessuna sensibilità da questo punto di vista. Le popolazioni delle Terre del Fuoco sono state tutte decimate, non esistono più praticamente. No, dicevo, quindi sull'onda di queste esplorazioni che erano molto di voga in quel periodo di albori del Novecento, lui si diciamo
cerca di mettersi in contatto con degli alpinisti francesi perché era venuto a conoscenza del fatto che sarebbe stata allestita da lì a poco una spedizione per la ricerca di una imbarcazione norvegese che si era persa in Antartico. Quindi cerca questo collegamento con un alpinista francese appartenente al CAI, fa amicizia con questo alpinista, tra l'altro con lui salirà praticamente del Gran Paradiso dalla parte di Tony, diciamo, dalla parte lo accompagnerà, diciamo, in questa ascesa, questa salita. Insomma, la faccio breve, riesce comunque ad avere contatti con gli organizzatori di questa missione, di questa esplorazione, e prepara una bellissima lettera, si fa preparare anzi una bellissima lettera di accreditamento verso appunto il dottor Charcot, che era appunto il comandante di questa esplorazione antartica, e riesce... La nave si chiamava Le Français. Anche lì hanno voluto chiaramente titolare in maniera forse anche un pochino ridondante il riconoscimento, diciamo, dell'imbarcazione. Beh, sì, con sì, la nazione francese, sì. No? Comunque allora si fa accreditare. Riesce a farsi accreditare ovviamente su questa imbarcazione, da tenere in considerazione il fatto che comunque lui è l'unico italiano a bordo, e tra l'altro anche nel rango sociale il più umile, perché sono tutti appunto scienziati, geologi, sono ricercatori, appunto ingegneri, cioè matematici, personale sì, altamente qualificato, sì. E lui invece è diciamo umilmente una guida alpina che aveva in qualche modo servito la casa regnante Savoia nel momento in cui si facevano le cacce appunto reali in Val Salaranci. Ma nulla di più. Quindi sì, però lui, se non ho capito male, però aveva molta attitudine per muoversi sul ghiaccio, cioè era particolarmente dotato da questo punto di vista, cioè sopportava bene il freddo, aveva fatto delle ascensioni proprio sul ghiaccio di una certa importanza, proprio di quella che stiamo parlando, che era di qua. Sicuramente è un uomo tenace, che devo dire che dal punto di vista anche così dei racconti che sono potuti ricostruire, eccetera, addirittura lui passava le notti in una grotta, la grotta di Ran, che si trova in un'apertura proprio in Val Salara, passava le notti lì, quindi al freddo, al ghiaccio, e questo anche per acclimatarsi, un temperamento molto, insomma, oggi sicuramente non troviamo più questo. No, l'ultimo che ho sentito è Bonatti, che faceva cose di questo esatto, genere. Esatto, era Bonatti, precisamente. Dormiva alla base della Grigna. Bonatti per prepararsi alla Nord del Cervino, che l'ha fatta in invernale nel centenario della prima salita, se non ricordo, era anche il centenario dell'Unità d'Italia, e 62 andava in Grigna d'inverno e dormiva alla base della Grigna per caratterizzare ulteriormente questa figura e per diciamo introdurlo appunto nel romanzo, che poi nella narrazione, meglio, che io sono riuscito a farne, un termine forse è quello che qualifica un pochettino meglio, diciamo, tutta la narrazione, è la meraviglia. Cioè voi immaginate un uomo che per 40 anni circa ha vissuto in Val Salara, quindi in un ambiente molto circoscritto, molto, diciamo, limitato, si muove verso un mondo completamente altro, no? Perché va a circa 13.500 km di distanza, va su un territorio che praticamente era inesplorato, dove non c'è odore, non ci sono odori in Antartide, dove non ci sono bandiere, non c'è ancora oggi non c'è bisogno di passaporto, anche riferimenti scarsi, un territorio che ha delle altezze, Monte Ellsworth per esempio oltre le 4.800 metri, più alto del Monte Bianco, ha delle depressioni di 2.500 metri, quindi
delle bassezze, diciamo così, nella propria calotta, sotto il livello del mare. Sotto il livello del mare. Sotto il livello del mare. Quindi uno spettacolo, diciamo, dal punto di vista naturale, completamente altro rispetto a quello che lui era abituato e uso. Sì. Abbiamo parlato di questo nelle altre presentazioni, cioè anche per una persona che ha sempre vissuto circondato dalle montagne, l'ho vissuta io come esperienza, molti valdostani ne parlano, che in qualche modo si senti anche un po' protetto, quando arrivi nella pianura c'è questo senso di agorafobia, di questo spazio libero così, che dà un senso di vuoto. Immagino che anche per lui deve essere stato così, perché passa proprio da una visione, diciamo, verticale a una visione orizzontale, che i valdostani, gli alpinisti, raggiungono solo quando raggiungono la vetta, di nuovo la visione orizzontale. Quindi niente, si riesce a mettere appunto a bordo, e il viaggio dura dall'agosto del 1903 fino a giugno del 1905, sono circa 18 mesi, all'interno dei quali chiaramente ci sono le stagionalità che sono inverse rispetto a quelle del nostro emisfero, per cui diciamo l'inverno che comincia il 21 di giugno, e questo provocò appunto alla spedizione il fatto di doversi fermare in una baia per passare il cosiddetto ivernaggio, perché chiaramente il mare era ghiacciato, per cui non praticabile. Ecco, un'altra caratteristica che magari è bello ricordare è il fatto che si muovono con un piroscafo di 32 metri di lunghezza, 7 metri e mezzo di larghezza, quindi non una cosa gigantesca, sì. Spinto da motore da 130 cavalli, quindi poco più, voglio dire, di una motoretta, spinteremo, cioè, una moto. Quindi immaginiamoci anche tutto l'attraversamento, partono praticamente da Calais, quindi dal nord della Francia, arrivano praticamente fino in Brasile, per Nabucco, quindi poi scendono fino alla Terra del Fuoco, e poi affrontano il Capo Horn, che ancora oggi è l'incrocio di tutte le correnti. L'incrocio di tutte le correnti, dei venti catabatici, perché erano i venti, diciamo, dalle montagne e dal mare, quindi una natura talmente violenta e talmente forte che bisogna sempre, come dice Isabelle Huppier, che l'ha fatto con la barca a vela, bisogna essere persone umili per attraversare, avere molto rispetto per la natura per attraversare quel passaggio. Scoprono circa 700 miglia marine di zone non mai visitate, e perlustrano praticamente fino al 66° parallelo, passano il circolo polare antartico, e io racconto appunto questa emozione del nostro esploratore che dalla Valsavara è proiettato praticamente al di là del circolo polare antartico, dove c'è. E qui vorrei aggiungere una cosa che è molto importante, qui la grande capacità dell'autore, nel senso che il lavoro che ha fatto è stato un lavoro serio, ha raccolto molta documentazione, tutto quello che è riuscito a raccogliere, documentazione storica, ha conosciuto gli ultimi parenti anche di Dainé, l'ultima era la zia, la pronipote, come si fa a essere la zia, scusate, la pronipote, ha raccolto tutti questi questa documentazione, e sulla base di questa documentazione, che potremmo definire la trama, ha imbastito poi il racconto, nel quale poi ha dovuto, per fare un lavoro di ricucitura storica e narrativa, aggiungere delle cose, delle cose che sono state, diciamo, inventate, intuite, diciamo. Quindi il lavoro è molto più difficile questo. Vuol dire, uno storico scrive un libro su un dato argomento, si prepara, raccoglie la bibliografia, raccoglie la documentazione e ne scrive. Un narratore
racconta una storia. E poi, quando uno racconta una storia, può scrivere quello che vuole. Qui invece il lavoro è doppio, cioè il lavoro sia da storico, se vogliamo dire così, e sia il lavoro da narratore. E di questo poi magari parleremo, le difficoltà di questo lavoro ci parli poi magari anche dopo. Insomma, va? Dicevo che quindi fa questo viaggio e io teoricamente poi lo prendo un po' per mano nel momento in cui lui ritorna, no? Lui ritorna appunto a giugno del 1905, dopo un rocambolesco viaggio, eccetera, arriva appunto a Villeneuve si fa mettere praticamente con un amico su un carretto e risale praticamente tutta la strada fino a Rovenovo, quindi diciamo le prime frazioni di Valsavara, dove ad attenderlo c'è il sindaco che lo attende appunto come fosse il re, perché comunque diciamo si era mossa anche a livello di stampa l'opinione pubblica, eccetera. Certo. Quindi c'era una grande attesa nel ricevere appunto questo personaggio al termine del suo viaggio. Sì, ha fatto una cosa straordinaria. Una cosa straordinaria. Talmente straordinaria, e mi ricollego appunto al concetto di meraviglia, è che la meraviglia è quella che ci muove un po', no? Muove un po' il pensiero, muove la filosofia, muove l'agire. Cioè, se non ci meravigliamo non abbiamo passioni, non abbiamo. Ecco. E in lui è stata talmente forte questa meraviglia che io parlo di una trasformazione, cioè lui non sarà più l'uomo che è partito, diciamo un po' la spavalda guida alpina che in qualche modo rasenta un po' anche la spacconeria, no? Perché lui saltava ci sono dei racconti che saltava con le corde, faceva tipo Tarzan sulle cascate dell'Alsavara, ma diventa un uomo molto più profondo, molto più pacato. C'è un'evoluzione. C'è un'evoluzione, sì. C'è un cambiamento. E sì. Anche nella frequentazione che poi avrà qui in valle, diciamo, al suo ritorno, da cui appunto poi nasce il titolo del libro Perché servitore del cielo, lui conoscerà la Berry, quindi diciamo un mondo anche culturalmente, spiritualmente molto denso, molto preparato, quindi Val d'Aosta. Con loro avrà degli scambi importanti, anche di non so, anche ilari, ma anche profondi. Poi racconteremo. E quindi diciamo mette nero su bianco tutte quelle tessere che lui aveva scritto durante il viaggio. Ah sì, perché scrive in una maniera particolare, sì, no? Sì, sì. Lui scrive praticamente in dialetto, in patois. Diciamo che io nel romanzo faccio riferimento allo zargo, che è un dialetto tipico della Valsavara, utilizzato molto, in maniera molto ristretta, tra pochi amici, proprio per non farsi intendere, non farsi capire. Comunque, nonostante questo, lui riesce a scrivere 178 tessere durante il viaggio. Sono paragrafi, diciamo. Paragrafetti, con una bella calligrafia, ci sono anche delle belle foto, eccetera. Tutto in bella copia, lui non fa sottolineature o non usa la... Chissà quante volte l'avrà riscritto. Esatto, esattamente. E quindi si dedica, diciamo, al ritorno a riscrivere e a mettere giù tutte queste sue idee e a... ecco, non è certamente una persona che fa poi conferenze o che presenzia, diciamo, in occasioni mondane, molto riservato. Sì, sì. Tant'è che appunto forse questa troppa riservatezza l'ha un po' mantenuto, sì, certo. Nella però questo ritorno è un ritorno anche che lo vede cambiatissimo, cioè lui passa da una, come diceva l'autore, passa da una condizione, diciamo, di persona semplice, di contadino, di montanaro, se vogliamo dire così, e passa da questa condizione a una condizione intellettuale. Non che diventi un intellettuale, ma c'è un affrancamento dalle cose semplici ed entra più nelle cose complesse. Cioè lui si sente migliore, no? Si sente migliore, è migliore.
si sente migliore e lo vuole dimostrare probabilmente più a se stesso che agli altri, visto che scrive con questo dialetto qua. Vuole dimostrare a se stesso di aver fatto questo salto di qualità, no? E lo fa anche scrivendo, non è comune. Certo. Non è comune. Diciamo che lì c'è proprio questo cambiamento, io lo racconto in un passaggio in un incontro che lui ha occasionale con Petiga, che è Petiga. Petiga. Dove praticamente si mettono un po' in evidenza i due caratteri, da una parte la guida alpina esploratore anche lui, perché anche lui insomma con il Ducame d'Aosta ha fatto una serie di, diciamo, di belle esplorazioni, importanti conquiste eccetera, però rimane l'uomo della conquista. Dainé invece è l'uomo che è conquistato, è l'uomo che eredita diciamo la natura, la montagna eccetera. Ma anche a livello spirituale. Anche a livello spirituale. Questo sì. È il passaggio che, vabbè, tanto lo dobbiamo dire, sì. E lo diciamo perché è servitore del cielo, sì. Perché c'è appunto tutta questa salita del Gran Paradiso che farà insieme appunto alla Penri, dove i due sono dei titani, si fiutano e si raccontano della propria esperienza. Da una parte la Penri, penso che insomma si conosce. Grande alpinista, uno dei una figura importantissima della cultura valdostana, ha avuto grandi rapporti anche con figure eminenti della politica italiana nel suo tempo, in particolare Maria José, con il quale aveva ipotizzato anche subito dopo la guerra un distacco della Valle d'Aosta, creando di nuovo un discè della Valle d'Aosta. Attraverso l'associazione, una associazione segreta che si chiama Grasse e Cross, cioè, insomma, un personaggio multiforme da Barry. Però che cosa fa? Ecco, sì. Ma della complessità è anche un personaggio che ama i fiori, no? Perché sì, lui uno studioso dei botanico. Fiori. Quindi, diciamo, dalla grande complessità del pensiero alla poi semplicità delle cose, no? E quindi racconta di quando era in seminario e studiava. Diciamo della bellezza dei fiori, e Dainé gli racconta invece del suo viaggio, della sua esplorazione, sì. Eccetera, e gli dice: guarda, io comunque lì ero un servitore, ero un gamallo, no? E quindi dice: no, tu sei il servitore del cielo, però, perché sei talmente cambiato, sei talmente migliorato, sei talmente ricco come persona che tu sei gamallo sein, cioè il servitore del cielo. Quindi lo appella in questo modo, e raggiungono poi la vetta, diciamo, del Gran Paradiso. L'ha preso come? Questo, raccontalo tu. Sì, questo è però non in quell'occasione. Ah, non è in quell'occasione, no? Non è in successivamente decidono per dare anche enfasi, sì. In qualche modo, alla facilità con la quale si poteva raggiungere il Gran Paradiso, e quindi favorire un po' la vocazione turistica della valle. Ecco, esatto, ha tentato in tutti i modi di favorire la vocazione turistica della Valle d'Aosta, e poi, per fare questo organizza una spedizione con un asino, e portano questo asino Cagliostro, lo portano fino sopra, fino in cima al Gran Paradiso. Se riesce ad arrivare un asino in vetta, certo. Ci può salire chiunque, insomma, questo per facilitare la cosa. Ne hanno parlato tutti i giornali, allora ovviamente è stato un caso, anche perché la Berry girava anche un po' per l'Italia a fare conferenze parlando dell'alpinismo e parlando della Valle d'Aosta. La nostra casa editrice ha pubblicato un libro proprio intitolato Alpinismo, nel quale sono pubblicate due conferenze proprio della Berry su questo tema. Lui dice che entrambi erano malati delle microbe dell'alpinismo. Ah, il microbe. Le microbe dell'alpinismo. Sì, sì, sì. Tutti e due affetti da questo microbo dell'alpinismo. Per andiamo verso la conclusione. Allora, la conclusione che coincide anche con la conclusione della vita poi di Dainé. Ecco, vuoi descrivere questo? Allora, dell'arrivo abbiamo già parlato. Vediamo come sviluppa la cosa e come si conclude. Okay, lui farà questa vita appunto molto ritirata, semplice, in Val Savara, appunto non farà nessun tipo di
conferenza, comunque darà il lustro, eccetera. Però il testo lo pubblica. Il testo lo pubblica, e ancora appunto questo libretto ancora è disponibile praticamente in originale al Museo della Montagna di Torino. E niente, dopodiché appunto continuerà a fare le sue esplorazioni, porterà appunto clienti, tra virgolette, sì, fare il lavoro di guida. Fa il lavoro di guida, esattamente. Dopodiché si erano perse un po' le tracce, poi sono riuscito a trovare anche la morte, perché comunque lui si ammala e muore praticamente a casa delle sorelle Villeneuve a 70 anni, muore appunto per una malattia polmonare probabilmente. E per lungo tempo, perché io ho vagato dopo averlo scritto il libro, e ancora fino a un anno e mezzo fa non si trovava nessun riferimento della tomba di questo personaggio, che dava un po' anche il ulteriore alone di mistero alla storia, no? Sì. Però poi siamo riusciti a identificare invece il certificato di morte. Sì, infatti me l'hai mandato. Esatto. Sì. Quindi muore appunto in casa delle sorelle Villeneuve, presumibilmente giace, i suoi resti giacciono nel cimitero di Villeneuve. Probabilmente sì. Poi anche se la tomba non l'ho trovata, non sono riuscito a trovare, perché poi comunque durante il fascismo mi hanno detto che hanno fatto delle traslazioni, sono state portate via. Sì. Quindi vuol dire, abbiamo con tutti i Dainese siamo riusciti a fare un petit rencontre nel 2019 con i parenti, appunto con la pronipote, eccetera, e c'era anche un sacerdote che era il parroco della chiesa appunto di Valsalara, che mi raccontava una possibile spiegazione rispetto alla mancanza di visibilità della tomba dove si porta. Ho capito. Allora, per concludere, io chiederei all'autore di dirci, secondo lui, se la vita di Dainé è una metafora, che metafora possiamo raccogliere dalla vita di Dainé? Una persona che parte, vogliamo dire, non da zero, ma parte da un posto difficile. Esatto, è un po' il discorso che tutto è un mito, no? Se tocco un fiore, tocco una stella, diceva Leonardo da Vinci, no? E un po' la sintesi è questa, cioè lui nonostante parta da un posto molto piccolo e va a vedere un posto illimitato, senza confini, inesplorato, sì, eccetera, anche stretto culturalmente, eccetera, però poi si riappropria del proprio piccolo, e nel proprio piccolo riesce a vedere l'immenso, e quindi questa è un po' la chiusura e la metafora di questo personaggio. Quello che appunto a me in parte dispiace, ma che stiamo cercando con il tuo aiuto, certo, queste presentazioni, di portarlo sempre di più, sì, di farlo conoscere, perché è un valore secondo me non soltanto del mondo alpinistico, perché comunque ha anche a suo titolo scalato anche lui delle cose originali, sì, ha fatto delle prime, certo, eccetera eccetera, ma è un valore secondo me della Val d'Aosta, che poi dobbiamo anche dire che è un alpinista che viene fregiato anche della medaglia al valore come marinaio, è quantomeno originale. Per fare solite le citazioni latine, ma nemo profeta in patria, succede proprio così, succede che poi le persone vengono dimenticate, anche messe in ombra dalle personalità più grandi. Infatti della Béarn si parla tantissimo, e di Dainé assolutamente, assolutamente poco. Mi piacerebbe, andrò a cercare il manoscritto, l'originale che c'è al museo, per poterlo vedere, per vedere anche questa scrittura anche in patois, che il patois è uno dei temi dei quali siamo, come casa editrice, ci siamo occupati per molto tempo, e quindi anche questa cosa qua certamente è molto interessante. Andrebbe analizzato il lavoro di Dainé anche da questo punto di vista, perché certamente c'è anche del valore linguistico legato alla sua scrittura. Possiamo concludere, ringrazio tutti quelli che hanno partecipato, quelli che ci hanno ascoltato in streaming su internet, sul web. Grazie a tutti. La prossima presentazione sarà
di Paola, di un libro di Paola Collatin che è Lumeggiature. La data, se non sbaglio, è il 9 giugno. Adesso ce lo confermo. Un attimo. Mi sembra il 9 giugno. Sì, il 9 giugno. Grazie a tutti. Se vieni.